efficiente, sicura e più rapida, con appena un moderato ritardo per quanto riguarda l'attesa per ottenere la visita dermatologica, durante la quale è stato diagnosticato il melanoma. Il Covid-19 e il lockdown non hanno influito sulla gestione del paziente dermatologico afferente ai centri IMI, Intergruppo Melanoma Italiano, presenti all'interno dei poli oncologici di eccellenza sparsi sul territorio nazionale. Anzi, sotto certi aspetti, la situazione è addirittura migliorata. È quanto emerso dalla survey condotta da AIMAME, Associazione Italiana Malati di Melanoma e Tumori della Pelle, in collaborazione con IMI, tesa a valutare la gestione di pazienti con melanoma diagnosticato prima e dopo l'inizio della pandemia, il 1 febbraio 2020. I dati dell'indagine sono stati presentati nel corso del 27° congresso nazionale dell'Intergruppo Melanoma Italiano. Con Giovanna Niero, che è la presidente di AIMAME, e insieme con l'epidemiologo di riferimento, che era il dottor Caini di Firenze, abbiamo condotto questo questionario rivolgendo a pazienti tre tipi di questioni. Uno, la diagnosi. Due, la gestione dopo la diagnosi del melanoma. E tre, come e quanto il paziente si è sentito sicuro durante il percorso. E abbiamo riportato sicuramente dei risultati estremamente soddisfacenti per quanto riguarda questi aspetti. In pratica, un paziente che ha avuto la diagnosi di un sospetto melanoma è stato gestito in maniera ottimale e in tempi rapidi dalla struttura di riferimento. Altrettanto vero che ha avuto delle risposte istologiche entro una tempistica adeguata, entro 15 giorni nella stragrande maggioranza dei casi ed entro 30 giorni in una percentuale simile. Quindi in pratica il paziente ha avuto la risposta in tempi rapidi. Per quanto riguarda l'esecuzione della radicalizzazione del melanoma o del successivo percorso con linfoma sentinella, il paziente si è sentito estremamente rassicurato e soprattutto l'intervento è stato fatto nei tempi previsti. In generale il paziente non ha avuto paura della gestione del suo percorso durante l'epoca Covid, con uno score simile a quella dell'epoca per Covid, e quindi ha portato in risalto quella che è stata il percorso di un paziente e soprattutto l'assistenza che questo paziente ha avuto nella sua dinamica, un percorso sicuramente molto buono che in pratica ci colloca sempre tra i livelli di assistenza adeguati che un sistema sanitario efficiente come quello dell'Italia può offrire, e soprattutto in ambito pubblico.